Oggi abbiamo una puntata speciale legata al film che abbiamo appena visto. Mentre lo guardavamo ci domandavamo se fosse tutta fantasia o se ci fosse qualcosa di vero. E qualcosa di vero in effetti c'è. Oggi, ad esempio, i leader del mondo sono ancora riuniti a Parigi proprio per discutere di cambiamenti climatici e cercare insieme di invertire la tendenza. Oggi, infatti, la temperatura media sulla Terra è di 0,6 gradi Celsius superiore rispetto al secolo scorso e nel prossimo secolo aumenterà ancora, certamente di 1,1 gradi, potenzialmente addirittura di 6,5 gradi. Oggi i cambiamenti climatici provocano l'estinzione di alcune specie, i disastri naturali come siccità, uragani e alluvioni, nonché il diffondersi di alcune malattie come dengue e malaria. Oggi più di 600.000 persone muoiono ogni anno per fattori legati ai cambiamenti climatici, il 95% nei paesi in via di sviluppo. Oggi nel mondo ci sono circa 3 milioni di profughi ambientali, persone che si trasferiscono altrove, spinte dal clima e dalle mutate condizioni naturali. Oggi c'è una nazione nel Pacifico, Kiribati, che nei prossimi anni rischia di sparire perché sommersa dalle acque. Il suo presidente è stato proprio quest'anno in visita dal Papa. Oggi a Parigi stanno dicendo che i responsabili di tutto ciò siamo anche noi, con il nostro stile di vita e che dovremmo renderlo più sostenibile, riducendo innanzitutto le emissioni di anidride carbonica. Ne parleremo tra poco. Non è facile parlare di cambiamenti climatici perché ci sembra una cosa molto lontana e astratta. Parliamo di desertificazione e pensiamo istintivamente ai deserti africani. Parliamo di scioglimento dei ghiacciai e pensiamo agli iceberg. E invece tutto ciò riguarda l'uomo e anche noi da molto vicino. Si stima che 79 guerre attualmente in corso nel mondo siano dovute a questioni ambientali. Per non parlare del prezzo di alcuni alimenti, che nei prossimi 30 anni dovrebbe raddoppiare, perché il clima naturalmente ha effetti anche sulle materie prime. E allora ecco perché i paesi del mondo sono riuniti in questi giorni a Parigi. Ecco perché Papa Francesco è così preoccupato per l'ambiente e lo ha ribadito anche nell'ultima settimana. Siamo al limite di un suicidio, per dire una parola forte. Io sono sicuro che quasi la totalità di quelli che sono a Parigi al COP21 hanno questa coscienza e vogliono fare qualcosa. E mi auguro che così sia e prego per questo. Adesso o mai? Ospite di oggi è una scienziata italiana di fama internazionale.
che è tra i pionieri dell'ecosostenibilità in Italia. Una persona che, forse non lo sapete, ma ha rivoluzionato anche le nostre abitudini quotidiane. Si chiama Katia Bastioli, è conosciuta soprattutto dagli addetti ai lavori, ma io credo che quando capiremo di che cosa si occupa sarà certamente conosciuta da ognuno di noi. Benvenuta e grazie di essere con noi. Grazie. Allora, noi per presentarla partiamo dal suo profilo Twitter, perché il profilo Twitter ha una grande capacità, quella di sintetizzare, no? Allora, se noi vediamo il suo profilo Twitter, qui si dice che Katia Bastioli è AD di Novamont, quindi amministratore delegato di una società che si chiama Novamont, che lei ha fondato. Novamont sta per? Novamont è una società che fa prodotti biodegradabili. Quindi Novara non c'entra niente con il nome di Nova? Ah, no. Pensavo che fosse qualcosa di geografico. È un caso. Poi Mater B, vedremo che cos'è Mater B, lo vedremo più avanti. Amministratore delegato di Matrica, anche questo secondo me lo vedremo più tardi. Presidente di Terna. Terna si occupa di energia, no? In Italia, quindi esatto. Insomma, una realtà molto importante. E Kyoto Club, cos'è Kyoto Club? Kyoto Club è un'organizzazione che è nata con la prima con la conferenza sul clima di un po' di anni fa, che aveva stabilito le regole per i risultati al 2012 e quindi fortemente collegata al COP21. E questa associazione mette insieme aziende, istituzioni che credono nell'importanza di diminuire l'impatto sul clima. Quindi il famoso protocollo di Kyoto, esatto. No? Che si dice, per quello esatto. Si chiama Kyoto Club, perché esatto. Si rifà dice, alla tentiamo conferenza di rispettare di almeno quello esatto. Che era stato fissato. Esatto. Ma che fine fece poi quel protocollo di Kyoto? No, è un protocollo importante. Cioè è attivo, è stato assolutamente, rispettato? Assolutamente, e ci sono alcuni paesi che lo hanno rispettato, altri no. L'Italia? Certamente l'Italia ha fatto un ottimo lavoro, assolutamente, Senta. Così come l'Europa. Vado avanti nella sua descrizione di Twitter, qui dice European Inventor of the Year 2007. Allora aspetti, perché qui c'ho una foto io, eccola qua. Questo è un premio che lei riceve nel 2007 e a che cosa è legato? Beh, questa è una cosa per me molto importante, perché l'inventore europeo del 2007, l'Europa, l'Ufficio dei Brevetti Europeo ha istituito questo premio. Quindi ogni anno i 3.500 esaminatori brevettuali selezionano un certo numero di ricercatori. Io non sapevo neppure dell'esistenza di questa cosa. E il suo brevetto qual era? Era un gruppo di brevetti. Ah, un gruppo, di brevetti. Tutti quanti legati? Legati alle bioplastiche. Alle bioplastiche ecco, biodegradabili. Esatto. È una parola strana, bioplastica, perché bio dà l'idea di qualcosa di buono e plastica dà l'idea di qualcosa di non molto buono. No? Quindi Ma le bioplastiche sono delle plastiche... Sono delle plastiche che derivano da materie prime rinnovabili, sì. E quindi rinnovabili su base annuale, e in più biodegradabili e quindi capaci. Il bio descrive la natura dell'origine delle materie prime, quindi bio, il degradabile invece alla fine del ciclo, quindi di origine rinnovabile e anche biodegradabili. Sta seguendo Parigi in questi giorni, il COP21? Sì, certamente. Sa che non tutti sono tanto d'accordo su Parigi, ci sono delle persone che sono scettiche, che dicono che insomma, alla fine è più, come dice qua il foglio, a Parigi i sacerdoti della religione climatica, addirittura, le chiama così, no? Dice più una riunione di sacerdoti del clima, lei si sente un sacerdote della religione climatica? No, io credo che comunque quando ci sono dei problemi bisogna provarci, quindi se si è scettici si blocca assolutamente la possibilità di innovare e di lavorare insieme, quindi io credo che siccome c'è una possibilità di far qualcosa, dovremmo in questo momento pensare a metterci tutta la nostra buona volontà per vedere di fare qualcosa però, di importante. Scusi, questo è un approccio, no? Per esempio il foglio appunto è scettico, no? Dice forse perché c'è una parte d'Italia che in effetti non crede poi molto alla fine a questa storia dei cambiamenti climatici. Ma forse perché io credo che in Italia ci sono delle realtà importantissime che hanno fatto molto, però devo dire che non c'è una cultura omogenea e diffusa su questi temi. Per esempio in Germania esiste il discorso di dire sì o no sull'ambiente non esiste, oppure in Inghilterra addirittura nella campagna per le elezioni, le ultime elezioni, i tre partiti si sono messi d'accordo di non utilizzare l'aspetto ambientale per la campagna politica. Quindi diciamo che è un approccio culturale che diverso. Senta, esatto. Le posso dire una cosa, magari è un po' scomoda, però la voglio dire perché me la sento. Io ho come l'impressione che in Italia
chi è a favore del clima è di sinistra e chi invece è più scettico sul clima è di destra. Lei ha la stessa impressione o no? Ma io credo che l'Italia tenda sempre a giocare la partita di calcio, cioè, no? La curva, quindi la destra o la destra a sinistra, ecco, sì. Questo è molto pericoloso perché si finisce per non affrontare i problemi in questa maniera e quindi bisogna lavorare insieme e trovare il modo per andare avanti, non per bloccarci. Questo invece è il modo migliore per bloccare tutto. È arrivata un'altra foto qui dietro, l'ha fatta, questa è una provocazione chiaramente, qualche artista l'ha fatta mettendo dei pupazzi con le facce dei grandi della terra. Da sinistra a destra vediamo Angela Merkel, poi il presidente cinese Xi Jinping, poi vediamo Obama, poi vediamo Narendra Modi che è il premier indiano e poi vediamo Hollande che si fa una risatina. Questo è un altro tipo di scetticismo, cioè noi all'ambiente crederemmo, dicono alcuni, al clima crederemmo, però non crediamo a queste persone qua, cioè noi siamo sicuri che alla fine questa grande montagna partorirà un topolino. Beh, il rischio c'è sempre, però secondo me anche tutti noi abbiamo un ruolo importante anche in questo, cioè il fatto di poter creare opportunità, di anche suggerire l'industria, il mondo dell'ambiente, eccetera, dare dei suggerimenti a queste persone che devono prendere delle decisioni importanti e spesso non hanno neppure, il problema è talmente grosso che per quanto si è bravi è molto difficile affrontarlo indubbiamente. Ma posso dirle una cosa? Cioè, io ho l'impressione che a una persona come lei, a uno che viene dal mondo dell'industria, uno tende a dare più fiducia, no? Dice, vabbè, se mi parli tu d'ambiente io mi fido, ma se mi parla un leader politico dell'ambiente io penso che lui pensi innanzitutto al PIL del proprio paese, pensi innanzitutto a far quadrare i conti, a dare occupazione, quindi forse essere è un problema rieletto. A essere rieletto, no? Quindi forse questo è per questo, quel rischio c'è oggettivamente. Il rischio c'è, però insomma diamogli fiducia e cerchiamo di supportare i temi dell'ambiente per davvero, ecco questo... Questa è una foto vera invece, quella prima erano i pupazzi, questa sono personaggi in carne ed ossa. E qui c'è, è bellissimo, questo gesto di Angela Merkel che sta dicendo qualcosa a Obama, ma mi sembra molto agguerrita, no? Allora facciamo finta che stiano parlando di clima. Che cosa direbbe l'Europa, no? In questo momento all'America sul clima? Prendetevi le vostre responsabilità e lavorate per davvero su questo tema, visto che rispetto a Kyoto loro dovevano ridurre di X e invece hanno aumentato del 10% le loro emissioni. Insomma. Qual è il problema dell'America, secondo lei? È troppo comoda? Cioè in America io vado l'aria condizionata a palla sempre e comunque, grandi frigoriferi giganti, c'è cioè un posto un po' comodone. Diciamo che hanno grandi tantissimo. Risorse e quindi non hanno mai non ragionato su questi aspetti, mentre noi in Italia, avendo avuto risorse limitate, abbiamo lavorato molto bene in questo settore. C'è il proverbio che dice che la necessità aguzza l'ingegno. Infatti, io sono convinta di questo. Cioè, quindi lei dice in America non hanno mai avuto necessità e quindi se la sono presa sempre abbastanza comoda. Allora stiamo capendo già una cosa da questa prima parte della nostra intervista, che non si può parlare di cambiamenti climatici senza parlare dell'azione dell'uomo. E allora quando l'uomo smette di custodire la natura qualche cosa succede sempre. Basta chiederlo per esempio agli abitanti delle Cinque Terre, dell'entroterra Ligure, che 4 anni fa sono stati spazzati via da un'alluvione. Il reportage che stiamo per vedere adesso è un reportage di Solen De Luca ed è molto toccante, addirittura è commovente in certi passaggi e ci darà parecchi spunti di riflessione. Questo è il mio bar, ora è rinnovato. Ma 4 anni fa, dall'alluvione, era completamente distrutto. Quando alla sera ho rivisto il bar, non ho realizzato. La mattina dopo sono venuta e è stato un disastro. Quello che non c'era più niente da recuperare, anzi, tante cose le aveva proprio portate via la furia dell'acqua, perché l'acqua è entrata da questa porta, è uscita dall'altra, ha rotto tutto e è una cosa indescrivibile. Siamo saliti al terzo piano, perché l'acqua continuava a salire e alle 6:15 con una scala dal lato dietro del bar si è riusciti a scendere. Quanto ci ha messo a rimettersi in piedi, a riaprire il bar? Allora, in tutto 4 mesi, perché l'alluvione c'è stata il 25 di ottobre e noi l'11 di febbraio abbiamo fatto l'inaugurazione del bar, abbiamo fatto di nuovo. Abbiamo lavorato notte e giorno, perché prima abbiamo dovuto far asciugare tutto, abbiamo dovuto accendere il riscaldamento per far asciugare i muri, perché c'era 1,70 m d'acqua qua dentro. Quando uno vede che piove tanto e è forte, prende la paura, prende di rivivere tutto completamente.
arrivò la notizia, eravamo in aula alla Camera, chiesi di prendere la parola sull'ordine dei lavori, come si fa quando nell'imminenza di qualche accadimento grave. E quel fine settimana mi recai subito su, ci trovammo di fronte a uno scenario che sembrava squassato da un cataclisma e purtroppo conoscevo molto bene una delle vittime che fu trovata poi molto tempo dopo molto lontano dalla costa Ligure. Tra l'altro era stato allenatore di una squadra di calcio nella quale avevo giocato molti anni fa, quindi era una persona che conoscevo e a cui ero legato. Alla mia destra fino al 25 ottobre del 2011 c'era un ponte medievale che fino ad allora aveva retto. Aveva retto per secoli, era il nostro simbolo. La pioggia così battente, questa bomba d'acqua ha fatto scendere a valle proprio i versanti delle montagne, per cui insieme ai tronchi è scesa anche la terra e l'acqua del torrente è diventata così densa per cui quando trascinava le piante scendevano in piedi. Il ponte si è portato dietro dei massi, massi enormi che sembrava impossibile che l'acqua potesse trascinare, massi che poi noi abbiamo trovato nei nostri campi. Che cosa c'era qui 4 anni fa? Tutti questi campi che vediamo davanti a noi erano devastati da tronchi, da massi, da residui di ogni tipo, pensando anche che a monte di questi campi c'è il paese, quindi erano arrivati frigoriferi, automobili, tutto quello che la piena aveva portato via dalle case e dalle strade del paese. In questo momento ci troviamo appunto fuori da Pignone e sta piovendo, in una giornata come questa. Quali sono i suoi sentimenti? Io ho dovuto lavorare molto su me stessa per accettare la pioggia senza grossi problemi. Però quello che posso dire, io sono a contatto con i bambini, sono un insegnante della scuola primaria e molti bambini piangono e vogliono andare a casa quando piove. Questi sono tutti i campi che io coltivo, cominciando di laggiù in fondo dove semino patate, qua fagioli, laggiù in fondo di nuovo patate, qua di sopra verdure varie e quelli dalla parte opposta sono tutti i terreni che ho dovuto lasciar perdere per via dell'alluvione. Ho ricominciato con 5-6 granine, addirittura. Ho avuto difficoltà a recuperare, è stato questo perché me l'aveva portato via proprio veramente tutto. E il cenerino. Diciamo che adesso si può cominciare un pochettino a respirare, però è cambiato tanto, tanto, veramente tanto. È cambiato che anche adesso, lavorando i campi, già si trovano ancora massi che non tutti non si levano mai. E cosa posso dire? La terra o un campo che invece di terra è quasi tutta sabbia. Un tempo era terra, però il canale ci è andato dentro e ha trascinato la sabbia. Nei boschi non ci si può più entrare perché sono tutti alberi per terra. E chi va più per funghi con la naturalezza che ci si andava una volta? Non si può andare. Come si spiega il fatto che ci sia stato un lavoro così? Ma io penso che prima di tutto è cambiato tutto. No? Il clima è inverno, viene 3 giorni di freddo che brucia tutto, sparisce tutto e poi di nuovo caldo. Non ha visto le patate, adesso germogliano, è caldo. E questo non è naturale. E poi il progresso. Perché il progresso fa questo. A piedi non vogliamo andare nessuno, è giusto. Ma l'asfalto e il cemento, acqua, non ne bevono. E di conseguenza dove si rovescia, dove va? Dove va a finire? Vengono le frane. Dove sono più quei cantonieri che passavano e pulivano gli argini delle strade, incanalavano l'acqua in un determinato posto? L'acqua va dove vuole, l'acqua non la ferma nessuno, rotola. Sbaglio? Storie se è vero. Siamo al centro di Casale. Questa casa qui è quella della signora Maura,
raggi, l'acqua si era fermata lì dove vedete quella linea bianca, circa 3-4 metri, quindi è arrivata al primo piano. Questa è la mia cantina dove tenevo giustamente fagioli, olio, vino, grappa, di tutto e di più. E non è che abbia trascinato via la roba, l'ha riempita di fango e di legni e di sassi. Ha sfondato il solaio e adesso l'abbiamo fatto nuovo, ha invaso l'appartamento di sopra, non perché sia entrata l'acqua dalle porte di sopra, è entrata dal solaio. E adesso poi vi faccio vedere fino a che livello è salita su per le scale. Fin dove è arrivata l'acqua? Dove è arrivata l'acqua? Eccola qua. Questo è il livello sì, dell'acqua? Questo è il livello dell'acqua. Questa porta, così, e siamo saltati dai campi. Non è che lì non ci fosse acqua, per carità, c'era anche lì, però non c'era il canale. E mio figlio che gridava. Però ho perso anche la mamma, perché lui non c'era qui, non mi basta, ho perso il papà e ho perso anche mia mamma. E quindi qua la signora Maura ci ha dato un po' di lezioni, secondo me. Non è una scienziata la signora Maura, ma è una scienziata, secondo me, della quotidianità. È una donna che ha capito molte cose, secondo me. Allora ha detto, riassumendo, tutto, detto. Ha detto il clima... Io non capisco più niente, ho detto guardate queste patate che hanno già fatto no, il verde qua, i germogli, perché fa troppo caldo e io non me l'aspettavo questo caldo qua, fa caldo, fa freddo, eccetera, prima cosa. Seconda cosa, dice ci piace a tutti andare in macchina, però almeno prima passavano i cantonieri e l'acqua scorreva e veniva incanalata, adesso con l'asfalto, l'asfalto l'acqua mica la mangia, quindi l'acqua rimane lì. Quindi ha combinato insieme le due cose, no? Da un lato la natura e dall'altro l'uomo. È incredibile, e non solo, ma dimostra che chi è a contatto con il territorio e quindi poi un agricoltore in particolare ha questa attività di custodia, diciamo, della terra, riesce a vedere più di qualsiasi altro, qualsiasi intellettuale che è lontano dal territorio, quindi veramente ci ha dato una grande lezione, perché ha visto in modo molto semplice che cosa significa cambiamento climatico, insomma, e non solo, ma la capacità dell'uomo di intervenire nei limiti della natura e nel cambiare la natura, quindi ci ha dato una lezione molto chiara anche per gli scettici, insomma. Ecco, per lei che cos'è il cambiamento climatico? Cioè, se lei lo dovesse spiegare a una classe di bambini, che cosa direbbe? Ma il cambiamento climatico è, diciamo, il non solo, il cambiamento climatico in generale è chiaramente cambiare le condizioni che esistono in zone diverse del pianeta, e quindi, diciamo, ma la cosa importante è il cambiamento climatico per effetto antropico, per effetto dell'uomo. E questo è il punto importante e diverso rispetto, cioè, a sempre. Il cambiamento climatico c'è sempre stato. C'è sempre stato, il problema è come l'uomo oggi è capace di intervenire sui cambiamenti climatici, provocandoli, e non solo, ma la velocità con cui l'uomo è in grado di far cambiare, cioè il clima. Questo è il problema più grosso, perché non è che nel tempo non ci siano stati cambiamenti, ma molto graduali, molto lenti. Quello che diceva la signora, che questi picchi incredibili, caldo, freddo, eccetera, sono gli estremi, sono i fenomeni estremi che sono tipici di questo cambiamento climatico, quindi direi che la signora ha descritto in due parole perfettamente dovevamo cos'è. Dovevamo andare a Parigi, noi, cioè, alla conferenza, a parlare a Obama, così esatto, magari lo capiva esatto, anche Obama. Esatto. Allora guardi, qui ci sono alcuni artisti che si sono, tra virgolette, divertiti a fare un po' di provocazioni. Qualcuno in Italia l'ha presa per vero questa carta e i veneziani sono preoccupati perché erano spariti improvvisamente, come può vedere. Invece i milanesi erano quasi contenti che gli era arrivato il porto dentro casa. Ma a parte gli scherzi, a parte le battute, in realtà questa è una provocazione artistica che dice l'Italia nel 2100 non sarà mai così, perché dovrebbe aumentare di 100 metri in 90 anni il livello del mare, il che sarebbe impossibile. Però qualche problemino con il cambiamento climatico l'Italia ce l'ha, cioè non è così come la descrive questo disegnatore di mappe slovacco che si chiama Martin Vagic, però qualche problemino l'Italia ce l'ha. E quali sono i problemi dell'Italia oggi? Ma diciamo che l'Italia sicuramente più del nord Europa, che magari un cambiamento climatico può avere una mitigazione del clima, quindi magari possono essere anche contenti. Per noi invece il problema dell'aridità dei suoli, per esempio, quindi la piovosità, ecco, i picchi di piovosità, ma anche i picchi di mancanza d'acqua, saranno un problema significativo. E quindi il punto è quello di prepararci, da un lato a lavorare per diminuire le emissioni, sì, ma dall'altra anche di imparare
imparare a convivere con questo tipo di fenomeni. Oh, scusi, ho letto da qualche parte che è il sud Italia quello che è più a rischio di desertificazione in questo momento, così come già in parti della Sardegna poi ci sono dei campi di fatto desertificati, no? E questo è il problema serio, cioè il fatto che questo potrebbe prendere piede e potrebbe riguardare sempre un pezzo più grande d'Italia? Sicuramente la desertificazione è un problema dell'Italia e di tutto il sud d'Europa e è collegato da un lato alla mancanza di piogge, ma anche alla mancanza di carbonio nei suoli. E quindi, e non solo, carbonio nei suoli che noi potremmo rimettere, per esempio, banalmente con il compost del rifiuto organico, che è il maggiore fertilizzante, no, fertilizzante è la parola sbagliata, ma ammendante per il suolo, insomma. Quindi basterebbe che noi invece di buttare il rifiuto organico in discarica lo trasformassimo in vero compost di qualità e potremmo diminuire pesantemente la desertificazione dei suoli, per esempio. Questa è già una notizia. E quindi ognuno di noi potrebbe fare qualcosa nel suo pezzettino. Certo. Ascolti, vado ancora per artisti, perché qui c'è un altro che invece è un artista indonesiano, un graphic designer indonesiano, che si chiama Ferdi Rizkyanto, è specializzato in temi ambientali, ha fatto diverse campagne e poi tra l'altro mette questo lavoro gratuitamente a disposizione di chi vuole fare campagne contro il surriscaldamento globale. Mi ha colpito sempre questa immagine, l'ho vista parecchie volte. Allora, come vediamo, è una clessidra, no? Nella parte superiore della clessidra c'è un ghiacciaio che si sta sciogliendo. Il problema qual è? Che l'acqua del ghiacciaio piano piano arriva nella città che se ne sta comodamente al piano di sotto, e quindi quest'acqua che sta di sotto piano piano sale e ti sta dicendo questo messaggio, questo disegno, che tanto prima o poi verrai sommerso. Quanto c'è di vero e quanto c'è di non vero in questo? Diciamo che non è esattamente il fatto di avere la dissoluzione dei ghiacciai è un problema grosso, perché diciamo crea questi problemi di picchi incredibili perché non c'è più una riserva praticamente che bilancia il sistema, cioè se piove molto e però poi l'acqua viene congelata, a quel punto c'è una riserva d'acqua che poi può essere disponibile quando per esempio fa molto caldo, il ghiacciaio si scioglie una parte, e se invece si scioglie è chiaro che se invece non c'è più questo sistema è logico, di equilibrazione, certo. Chiaramente aumentano i fenomeni, i picchi, chiaramente può anche aumentare il livello, ma non in maniera perfettamente. Dice, non accade quello che c'è nella clessidra. No, però qualcosa in realtà. Però ovviamente c'è questo qui. Qualcosa dico in qualche parte del mondo sta accadendo, perché io negli oggi, quelli con i quali noi lanciamo la puntata, parlavo di questa isola, questo stato che poi di fatto è un arcipelago, Kiribati, che si trova vicino alle Hawaii, Oceano Pacifico. Eccolo qua, qui abbiamo anche il presidente di Kiribati che a febbraio è andato dal Papa, eccolo qua, ce l'abbiamo in foto, che gli porta un regalo, ma soprattutto oltre a portare un regalo al Papa è andato a portare al Papa le sue preoccupazioni e gli ha detto: Santità, qui noi tra una ventina d'anni, forse anche prima, veniamo davvero sommersi e se ne stanno andando. Questo per alcune isole è un problema serio. Assolutamente sì, perché è vero che non si innalza il livello come linearmente con la dissoluzione dei ghiacciai, però si innalza e chiaramente le isole sono stanno il primo a pelo, assolutamente. Quindi pongono immediatamente un problema che può essere addirittura molto più grosso di quello delle isole, che è quello degli esodati per effetto. I profughi ambientali, gente che scappa perché c'è cambiamento climatico. Questo è un grande problema, assolutamente. Questa è una cosa incredibile. E questo può portare a decine di milioni di persone che si possano spostare. Ah, certo. Ecco, quindi. A proposito del Papa, questa foto che verrà adesso, non so se l'ha già vista, a me è piaciuta moltissimo, ci sono tre paia di scarpe in mezzo a una piazza di Parigi dove non si poteva manifestare per il clima, per problemi di sicurezza dopo gli attentati, ma insomma ognuno ha mandato le sue scarpe e il Papa ha fatto arrivare le sue scarpe insieme a quelle del Cardinal Turkson e insieme a quelle del Cardinale Hummes. Che dice lei di questo Papa così, tra virgolette, verde, nel senso di amante della natura, che ha fatto questa enciclica, Laudato Si, e che quindi ha messo l'ambiente proprio al centro del suo pontificato? Perché penso che sia una cosa bellissima, perché l'ambiente siamo noi. E quindi ha compreso appieno il grande problema e quindi è un modo per far riflettere tutti quanti noi, quindi è una cosa veramente importante. Lei ha letto, scusi se mi faccio gli affari suoi, l'enciclica, l'ha dato sì, o almeno dei pezzi. Sì.
Che impressione l'ha avuto? Un'impressione fortissima, perché è la sua capacità di aver capito questa necessità di cambiamento, e non solo di cambiamento e di una cultura interdisciplinare, perché non si può affrontare il problema dell'ambiente, è la nostra vita e si incrocia con la religione, si incrocia con la scienza, con la sociologia, con l'ambiente, cioè quindi è un approccio olistico che ci dà delle indicazioni molto chiare sulla strada su cui andare, per cui è veramente un testo rivoluzionario, direi. Vivere nel limite della natura superando i nostri limiti, questa è la sfida insomma che ci pone, no? E quindi rivedere tutto quello che noi facciamo ogni giorno con occhi completamente diversi e superando un po' l'egoismo della comodità di vivere in un certo modo e superando quindi questo aspetto. Allora, lei ha detto una parola difficile, ma un concetto invece che difficile non è. La parola difficile era olistico, però ho capito quello che voleva dire. Il sistema mette insieme tanti settori diversi, l'ambiente e l'uomo appunto sono strettamente legati, e questo è esattamente quello che ci sta raccontando il reportage di Solen De Luca dalla Liguria, del quale guardiamo insieme la seconda parte. Dimenticare quel giorno, il 25 ottobre 2011, per gli abitanti delle Cinque Terre e del suo entroterra è impossibile. Per capire come eventi catastrofici di quella portata si siano potuti verificare, abbiamo incontrato ad un convegno internazionale a Roma Paola Mercogliano, del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, una delle massime autorità italiane in materia. I nostri studi che abbiamo pubblicato di recente ci dicono che questo aumento delle temperature, che significa anche un aumento degli eventi intensi di precipitazione o un aumento delle ondate di calore, avrà ovviamente purtroppo anche un impatto su quello che è il rischio idrogeologico. Che cos'è il cambiamento climatico? Lo possiamo definire come un reiterare un evento che in realtà era unico? Esattamente, proprio questo. Cioè, prima, come dice lei, prima quell'evento era un evento che noi classificavamo come estremo, altamente improbabile. Oggi invece quell'evento lo vediamo ricapitare con una frequenza maggiore. Proprio quello è il cambiamento climatico, perché quella cosa non è spiegabile se non con il fatto che abbiamo messo in atmosfera dei gas che fanno sì che ci si crei questo famoso effetto serra in territori come può essere le Cinque Terre. Quei terreni purtroppo l'instabilità aumenterà, quindi andremo incontro ad un aumento del rischio di frane. Le frane si innescano per diversi motivi, quindi ci può essere la causa climatica e quindi l'aumento degli eventi di pioggia intense che possono far partire questi tipi di fenomeno, però è pur vero che molto dipende anche da come viene tenuto il territorio. Possiamo tornare a quei giorni, al 25 ottobre 2011? Il fango arrivava al primo piano della mia casa, vede là a livello. E la mia casa era tutta senza porte, senza finestre, tutto era stato trascinato all'esterno, c'erano frigoriferi, mobili, tutto fuori. Adesso siamo seduti qui a questo tavolo e ne possiamo parlare, ma che cosa ricorda di questa stanza nella quale siamo? Appena sono entrata la casa era senza porte, era piena di fango, c'erano montagne di fango, tutte le attrezzature erano tutte ammucchiate in mezzo a questa sala, erano tutte stritolate. All'epoca dell'alluvione mancavano ancora 3 anni per estinguere il mutuo, e però arrivati qua abbiamo dovuto ricominciare. È stato bravo mio marito, che si è tirato sulle maniche proprio il giorno stesso e ha lavorato per 6-7 mesi continui, fissi qua. Quando vede foto come queste, qual è la sua sensazione? Adesso sono contenta di avercela fatta, però ricordare queste cose mi fa molto male. Però ho raggiunto la serenità adesso, dopo 4 anni, ma i primi anni sono stati molto molto difficili, perché era difficile anche vivere nel paese, non c'era acqua, tutte le tubazioni del paese erano state divelte, non c'era elettricità, e quindi c'erano persone che, quelle poche che avevano la casa salvata, ospitavano gli altri, portavano qualcosa di caldo mentre si lavorava, ci si aiutava molto. I primi clienti che sapevamo che arrivavano, ci siamo andati incontro, quasi scusandoci che la situazione era così. Ma
loro sono stati molto comprensivi, anzi ci hanno detto che sono stati molto contenti di essere venuti qua perché davano una mano alla ripresa. E ci ha aiutato molto questa cosa, perché i primi clienti eravamo veramente preoccupati perché il paese era impresentabile, non è come era adesso. Sono passati 4 anni e lei ancora si emoziona? Sì, mi scuso, ma è così. Sì. Qui sulla destra l'oratorio, restaurato con grande fatica. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Siamo nell'oratorio Nostra Signora della Neve di Casale, che è stato, il cui restauro è stato ultimato il 24 ottobre scorso con l'inaugurazione. A quale hanno preso parte il Vescovo, l'attuale Vescovo della Spezia e tutte le autorità, diciamo, della provincia. E tanta popolazione. È stato un momento importante perché ha restituito alla comunità un pezzo al quale la comunità era molto legata, che era stato il simbolo dell'alluvione, della distruzione dell'alluvione in Val di Vara, perché come vedete da questo segno molto evidente che comunque il restauro ha mantenuto, la forza dell'acqua aveva spazzato via l'abside e tutta questa parte centrale. La bellezza di questo restauro è che ci consente di ricordare, di riconoscere quello che è stato come un momento fondante anche della comunità. Possiamo dire che in tutto quello che è successo sia dovuto principalmente all'incuria, alla mancanza di attenzione a tutta la natura che circonda questo posto. Se ci guardiamo attorno vediamo che qui la cementificazione non esiste. Probabilmente però è mancata l'attività dell'uomo, ovvero è mancato l'uomo che cade un muretto e mette a posto la pietra, oppure durante l'inverno pulisce il sottobosco. Ecco, questo è mancato. Io sono nata e cresciuta qua, quindi io passavo gli inverni con i miei nonni a sistemare il muretto a secco piuttosto che a bruciare le sterpaglie. E quindi quest'opera continua, paziente, ininterrotta, ci aveva consegnato un territorio perfetto. Io lo dico spesso, dico: la popolazione del comune di Pignone tutta porta questa alluvione nel cuore e non può dimenticarlo, il tempo non cancella certi dolori così forti. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Lei all'epoca non era assessore ai lavori pubblici? No, ero uno studente che era ritornato a casa e si è trovato di fronte a questo scenario, uno studente in geologia. Comunque poi io successivamente ho continuato i miei studi, quindi mi trovo anche coinvolto tecnicamente, diciamo, nella questione. Ci troviamo di fronte a una targa che mette in risalto l'alluvione del 66 e questa ultima del 2011. Questo è molto significativo perché indica un tempo di ritorno, quello che si considera scientificamente come l'intervallo tra due eventi importanti. Quindi non è una cosa eccezionale, ma una cosa che si reitera nel tempo e quindi le contromisure devono essere adeguate. Se dovessimo fare un elenco delle concause che hanno portato agli eventi del 25 ottobre, quale sarebbe questo elenco? Beh, innanzitutto precipitazioni elevate in un arco temporale molto breve. Questa è la prima causa in assoluto. Poi ovviamente una non adeguata sezione idraulica, quindi l'acqua non defluisce, la portata che si viene a generare non ha abbastanza spazio per defluire. Poi l'abbandono dei terrazzamenti sicuramente. E poi il reticolo stradale, ossia il reticolo stradale spesso veicola le acque superficiali che poi vengono scaricate in punti non previsti e quindi innescano delle frane molto distruttive. Nera di palazzo, che ammazza e passa o nera come la struttura che si fa lontana dove non c'è luna, nera di falde a mano, che passano le mani. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, è venuta per me, è arrivata da un po', e la moglie alla cura, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.
Il 25 ottobre del 2011 tutta l'acqua si è incanalata qui ed è arrivata sulla spiaggia. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere perché non fosse successo niente. In realtà è tracimata ed ha praticamente coinvolto tutto il paese, per cui da quell'edificio laggiù fino a questa estremità è stato completamente invaso dall'acqua. Non è riuscito a smaltire tutta l'acqua che è arrivata. Ecco. Da un lato questo mare che ci fa vedere la vita che ricomincia, e sono stati bravi, sono stati molto bravi a reagire in fretta, a ricominciare. Dall'altro quello che mi ha colpito nel reportage è vedere anche queste due targhe dell'alluvione, no? A 35 anni di distanza una dall'altra, perché gli eventi certe volte ritornano. Certo. E questo è terribile, perché uno non si sente mai libero, allora dice ma non è mai finita. Eh no, diciamo che è abbastanza normale che ritornino, il problema è che diventeranno più frequenti e anche più intensi, questo è il vero grande problema e quindi noi dobbiamo assolutamente prendere misure importanti anche nel modo di prenderci cura dei nostri territori e quindi non si può più cementificare così o costringere le acque in sistemi che non sono più in grado di poi di smaltire certo. I flussi più elevati. Quindi diciamo dobbiamo lavorare moltissimo mettendo più conoscenze, più innovazione anche, utilizzando più geologi, i nostri laureati che invece di farli andare fuori appunto li facciamo rimanere sui nostri territori e creiamo un nuovo lavoro. Guardi qua che è arrivato. È arrivato un disegno di una scuola di Lodi. Bellissimo. Il disegno è fatto da un alunno della scuola di Lodi Vecchio, l'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci, e si capisce molto bene perché si vede dietro che nevica, quindi farà un freddo terribile. Poi c'è invece dentro casa il termosifone a palla, come si dice a Roma, con un cane che suda, non ce la fa più, e la signora che è in shorts e in top che sta pulendo. Questo si chiama riscaldamento esagerato, come sia, questo è uno stile di vita nostro, comunque. Questo ormai è quello che abbiamo fatto per tantissimi anni, quindi una cultura, un approccio dissipativo che dissipa le risorse, e mentre noi dovremmo ragionare su un'ottica diversa che non guardi più allo scarto e che impari a capire da dove vengono le nostre risorse, capire tutto quello che c'è dietro, no? Di lavoro, di pericoli che corriamo nello sprecare. Infatti i bambini erano uno studio che avevano fatto, no? sugli stili di vita, e dicevano attenzione a non sprecare, cioè, è un po' un cambiamento culturale. Io lei ho sentita, l'ho letta in qualche scritto, l'ho sentita in qualche conferenza parlare molto di questo cambiamento culturale. Esatto, è il vero punto, la vera rivoluzione è proprio quella di cambiare le nostre abitudini e tornare alla logica della produzione, non del consumo. Sì. Noi siamo diventati dei consumatori, sì, no? Sì. E quindi consumando sempre di più abbiamo perso completamente il senso dei prodotti, della vita dei prodotti. E quindi invece dobbiamo ritornare alla produzione e alla conservazione, quindi non più scarto. Questo è come si fa a far questo? È un salto culturale, ripensare tutto quello che noi facciamo ogni giorno e uscire dalle abitudini, quindi per stare nei limiti delle risorse dobbiamo superare i nostri limiti, e perché se manteniamo le nostre abitudini consolidate diventiamo sempre più miopi, sempre più egoisti e ignoranti e arroganti. Quindi il partire da ognuno di noi, perché il salto culturale non è che riguarda appunto Obama, piuttosto che comincia da ognuno di noi, certo, sul territorio, facendo le piccole cose in modo diverso. A proposito di piccole cose, la foto che è arrivata ci racconta della raccolta differenziata. Io conosco moltissime persone che fanno la raccolta differenziata, però conosco anche molti scettici, cioè molti che la fanno perché sono obbligati, se no si prendono una multa, però che pizza, no? E non vedono l'utilità. E poi cominciano a girare queste leggende metropolitane per cui ma sì, tanto poi tu la fai differenziata ma mettono tutto insieme, è una perdita di tempo, eccetera, eccetera. Lei che è proprio invece una scienziata e che queste cose le studia e che qualche numero lo conosce, che ci dice? Cioè l'Italia come va a livello di raccolta differenziata? Allora, tocco un tema che mi interessa moltissimo da tantissimi anni, in particolare il rifiuto organico, sì, no? Il rifiuto alimentare. Sì. Dobbiamo diminuire i rifiuti alimentari, ma quelli che ci sono non si possono assolutamente mettere in discarica o bruciarli, perché è acqua. Bisogna assolutamente trasformarli in humus per il terreno. Allora, la raccolta differenziata dell'umido toglie un rifiuto difficile e costoso e permette di trasformare in humus questo prodotto e tutto il resto di riciclarlo meglio. Quindi la raccolta differenziata è utilissima. Fondamentale. Ma noi la facciamo bene o male? L'Italia
ha raggiunto dei livelli eccezionali. Se noi pensiamo che dal 2006 al 2014 il rifiuto organico raccolto in modo differenziato passa da 2,6 milioni a 5,7 milioni, penso che sia il trend di crescita più maggiore del doppio, in Europa. Quindi siamo stati bravi. Non solo, ma anche la qualità dell'organico è migliorata. Abbiamo delle città che sono diventate campione nel mondo, Milano è una di queste. Quindi abbiamo fatto molto bene in circa la metà dell'Italia, ma il resto dell'Italia invece è andata molto male. Ma se metà d'Italia riesce a fare bene in questo settore, accidenti, significa che noi possiamo far tutti. Assolutamente. A proposito di rifiuti, qui c'è una busta. Quando io all'inizio ho detto questa scienziata ci ha cambiato le abitudini, voi non lo sapete, ma in realtà ci ha cambiato le abitudini, lei di fatto si è inventata questo materiale qua. No? Non il sacchetto, ma il materiale. Il sacchetto no, insomma, però è il materiale. Ecco, però, c'è scritto sopra, si legge Mater sì, B, no? Sì, ed è, sì, ecco. Sì. E sono quei sacchetti che al supermercato ti danno adesso e che io posso buttare tranquillamente dentro a... Non è che deve buttarli, no. Deve prendere quei sacchetti, sì, e utilizzarli per metterci il rifiuto organico dentro, sì, certo, il rifiuto alimentare, no, in modo tale, dire, che si trasformi, esatto, in humus, okay, certo, e ecco, sì, quindi quello, sì, deve fare. Qualora mi si rompessero, però li posso comunque buttare, sì, dentro, certo, perché, certo, non faccio nessun danno, certo, perché... questa, certo, è stata una grande invenzione, perché no, veramente questa è stata una invenzione gigantesca. Il problema è che secondo me qualcuno ci marcia con queste, perché non mi sembrano tutti uguali questi sacchetti, cioè credo che ci sia qualcuno che sta facendo un po' il furbo. Tocca un problema che mi rattrista moltissimo, perché le innovazioni sono, diciamo, per fare questi tipi di innovazioni ci vogliono moltissimi decenni, tanti ricercatori, tanto lavoro. E qualcuno prende le scorciatoie. Poi però, per esempio, c'è oggi anche i comici si divertono moltissimo a dire ma questi sacchetti si rompono e così via. Ed è vero, ci sono moltissimi sacchetti che si rompono, ma altri anche moltissimi che non si rompono affatto. E qui c'è la furbizia, no, di utilizzare gli argomenti in maniera... Le devo chiedere solo una cosa, sì, scusi, perché mi è rimasto tempo per una foto sola. Sì. E allora come foto ho scelto questa qua che sa un po' di, che ne so, filiera agricola, come la vogliamo chiamare. Insomma, è una vita contadina, ma perché l'ho scelta questa? Perché questo è il posto da cui vengono quelle buste, cioè la busta che abbiamo visto... Viene da campi come questi? Diciamo che le origini delle materie prime che si usano vengono da campi, certo. E in particolare questo è un campo sperimentale nostro sul cardo. E dov'è? Sul cardo. Questo è in Sardegna. Quindi io tiro sui cardi e col cardo lei ci fa la busta di plastica? Beh, ci faccio, è una delle materie prime, ma il cardo è molto importante perché è una pianta resistente all'aridità, e la posso coltivare senza acqua. E è una pianta resistentissima, pluriennale, quindi diciamo è uno studio molto interessante che stiamo facendo con un gruppo di ricercatori in tutta Italia. Veramente, sono molto contento di averla incontrata, però lei, per ottenere i ringraziamenti totali, deve prima superare un test di giornalismo che abbiamo preparato per lei e che ogni ospite fa, cioè nel senso che noi adesso la trasformiamo nella direttrice del nostro giornale, un giornale che si chiama Today, e che ha sei notizie, ma purtroppo in pagina ne entrano solo tre. Ha due foto, ma in pagina ne entra solo una. E allora il direttore deve scegliere i tre titoli principali e la foto. Allora, i titoli sono, vediamo se li guardiamo insieme, sono qui dietro. Non è il mio mestiere, lo va dico bene, subito. Ma ci proviamo. Massacro in California, gli USA sotto shock. Bombe sulla Siria, sì, di Londra ai raid. Consulta fumata nera e stallo in Parlamento, 2 gradi di separazione, il mondo cerca un accordo sul clima, luce, cambia la bolletta, più alta ma più equa, Russia, Turchia e ferri corti sul petrolio dell'ISIS. Allora, scegliamo le tre. A questo punto io, conoscendola, dico che il clima lei o lo mette per primo o non lo mette per niente, perché ne abbiamo parlato troppo. No, non lo metto per niente perché la metto quando ci sono i risultati importanti. Vedremo che insomma. Cosa accadrà. Allora, sì, la prima, che dice? Ma io metterei Russia, Turchia e ferri corti, lite per petrolio dell'ISIS. E quella è la prima. Come seconda che mettiamo? Come seconda mettiamo Bombe sulla Siria. Sì, di Londra ai raid. Bombe sulla Siria, rimangono massacro in California, la consulta luce e la luce. Luce cambia la bolletta la più bolletta. Alta ma più equa. Abbiamo messo luce cambia la bolletta più alta ma più equa, quindi 1, 2 e 3. Adesso abbiamo due foto relative al Natale. Entrambe vengono dal rapporto Istat, quindi nessuna delle due è falsa. Voglio vedere però il taglio che lei preferisce. Una fa vedere un centro commerciale, Natale più ricco, c'è la ripresa. Tutto vero, eh? L'altra invece fa vedere dei poveri a una mensa di Sant'Egidio e dice Natale sì, ma per chi può? Lei nel suo giornale quale mette? Io l'avrei messe mescolate le due. Natale più ricco, quindi c'è la ripresa. Una sola ne può scegliere? Ma metterei Natale più ricco per dare un segnale positivo. E allora, vediamo un po', mettiamo tutto in pagina, vediamo se le piace, se è quella che ha deciso lei. Lei ci dice che la possiamo stampare, noi la stampiamo. Russia-Turchia, bombe sulla Siria, luce cambia la bolletta, stampiamo? Va bene. Stampiamo.
Eccolo qua, è arrivato il timbro, direttore Katia Bastioli. Allora, grazie direttore. Grazie. Grazie mille, speriamo di averla ancora con noi anche per trattare di altri temi. Ma noi chiudiamo come ogni settimana con la citazione della settimana, che questa settimana è piuttosto semplice perché è di Papa Francesco ed è di Laudato Si, naturalmente. E dice così: sorella Terra protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ci ristora. Chiudiamo qui, non prima naturalmente di avervi salutato, di avervi dato appuntamento a sabato prossimo, ora consueta, 22.35, per parlare di un tema importantissimo, perché la Tunisia è un segnale di speranza per tutto il Nord Africa, ha vinto il premio Nobel per la pace che le verrà consegnato a Oslo proprio questa settimana, quindi saranno i tunisini i protagonisti della nostra prossima puntata. Ci lasciamo con la sigla finale, uno dei momenti più apprezzati della trasmissione, perché è l'oggi che continua, è la vita che scorre. Buona settimana. Oggi io ho da fare un lavoro un po' rognoso, perché devo fare le asole a mano su un paltò di velluto che sfila, che è una bellezza. Poi dopo, più tardi, sia stasera, ho sempre da stirare un po' dei cappelli. Oggi vado a fare tagliando lo scooter, visto che posso circolare, che girano i target dispari, me lo pure spiegare. Oggi devo fare dei preventivi viaggi per Capodanno. Coraggio! Oggi non vedo l'ora di arrivare a casa perché sono stanco.